tributi e aumento tariffe IMU a Caltagirone. Il Ministero dell'Economia e Finanze conferma la tesi rivendicata dai consiglieri comunali di centrodestra e indirettamente boccia le rivendicazioni degli esponenti dell'amministrazione comunale che aveva proposto l'aumento dell'imposta all'11,40 per mille. Con un documento emanato dal MEF lo scorso 26 giugno ha confermato l'aliquota più bassa del 10,6 per mille ed altresì ordinato il rimborso delle quote incassate indebitamente da giugno 2022. A darne notizia è Salvo Romeo, dirigente regionale Fratelli d'Italia. È arrivata proprio in queste ore la lettera ufficiale da parte del Ministero dell'Economia che ha confermato che l'unica tariffa legittima per l'IMU era quella del 10,6. È stato così confermato l'impostazione del centrodestra del Consiglio Comunale che ha evitato un aumento illegittimo. Grazie all'assunzione di responsabilità dei consiglieri di centrodestra abbiamo evitato un bilancio falsato che avrebbe costretto il Comune di Caltagirone a restituire anche somme ai cittadini. Anzi, il Comune di Caltagirone dovrà restituire ai cittadini le somme indebitamente incassate da giugno del 2022. È una situazione assolutamente gravissima che testimonia come gli uffici del Comune non siano assolutamente preparati a gestire una cosa così importante come il rapporto con i contribuenti. Sul piano politico, evidenziare il lavoro di squadra assunto dalle forze politiche di centrodestra al Consiglio Comunale di Caltagirone e il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Giuseppe Blancato, il quale ha contestato l'operato dell'ente di Palazzo dell'Aquila in merito all'indebito incremento dell'aliquota. Allora, il Ministero dell'Economia e delle Finanze conferma l'ottimo lavoro della squadra del partito di Fratelli d'Italia che ha saputo portare sul piano politico l'approfondimento tecnico fatto dai commercialisti di Caltagirone. L'amministrazione avrebbe dovuto vigilare in maniera molto più forte su quello che è stato l'operato degli uffici e il tentativo di spegnere delle polemiche è risultato del tutto vano. In realtà non erano delle sterili polemiche, ma era un principio di legge che abbiamo con forza cercato di far rispettare.